per tornare alla vittoria, per conquistare i primi tre punti stagionali. Dal Big Sport per Unilic Palermo, il big match è Deportivo L'Acquarume atteggia Dortmund. Gli Amaranto di Amodeo, sicuramente, dopo aver perso con i The Gunners, vorranno mandare un messaggio a distanza agli stessi gialli, veri favoriti del girone. Per fare ciò oggi è necessaria un'ottima prestazione, ma attenzione alla TD di Pepito Lopresti, ancora imbattuta in quest'Unilic. Parte forte il Deportivo, proprio col suo capitano, Amodeo, che supera Pepito, mette a sedere Nocera. Amodeo contro Ciulla, tenta il destro, Claudio, Amodeo, 1-0, e sblocca la partita del Deportivo L'Acquarume, che si porta subito in vantaggio al terzo minuto di gioco. Ma risponde subito la TD col suo capitano, Pepito, che dalla sinistra mette in mezzo un buon pallone per Caltabellotta. Perde tempo nel tiro, che arriva Raspanti, respinge, la palla ancora lì al volo, Pepito, Lopresti Seminario, trova il gol ed anche il pareggio. Atteggia Dortmund 1, Deportivo L'Acquarume 1. Soffrono gli azzurri in inferiorità numerica per l'espulsione del loro capitano. Rimessa laterale per il Deportivo L'Acquarume, se ne assume la responsabilità Amodeo, che batte corto per Cascino. Cascino restituisce ad Amodeo, il tiro alla rete, 2-1 per il Deportivo L'Acquarume, ancora una volta Claudio Amodeo. Vantaggio ritrovato per loro. Spera in un secondo tempo più dolce, l'atteggia Dortmund, Ciulla recupera una palla, Sodano per Francesco Nocera, il gol del 2-2 ed esultanza con dedica per Francesco Nocera, il numero 29. Ma è un gol che dà solamente l'illusione, Cascino per Aieri, col tacco ancora per Cascino, ci arriva, brocia in qualche modo e poi il tapin vincente di Alex Fagiana, che fa trovare il 3-2 al Deportivo L'Acquarume, che si spinge ancora in avanti con Amodeo. La palla per Jacopo Cosentino, il numero 11, splendido gol in girata per Jacopo Cosentino, nulla da fare per Broccia, e quindi 4-2 per il Deportivo L'Acquarume. Ancora Cascino per Fagiana, Fagiana punta Ciulla, Cascino sulla sinistra per Amodeo, tripletta per il numero 10, capitano del Deportivo L'Acquarume, che trova il quinto gol di questa partita. L'atteggia Dortmund è nel panico, Ciulla sbaglia il passaggio, ancora per Amodeo, il pallone sulla destra per Fagiana, Fagiana dietro per Aieri, a tu per tu con Broccia, Aieri, gloria anche per lui, 6-2, e Deportivo L'Acquarume è implacabile. Dalla rimessa laterale va il capitano Amodeo, la palla in mezzo, ancora Fagiana trova la doppietta da rapinatore d'aria, Fagiana ancora allarga a sinistra per Aieri, doppietta anche per lui. Partita virtualmente chiusa. Aieri, ancora, recupera palla però l'atteggia Dortmund, ancora con Nocera, Francesco Nocera estrae dal cilindro un gol fantasmagorico, con la solita sua esultanza alla telecamera, l'unico giocatore che si salva di questa squadra che veramente oggi sembra nel pallone. Amodeo ancora a seminare il panico contro Saieva, nessuno gli toglie il pallone, evita il raddoppio di Sodano servendo Cosentino, Cosentino tenta la botta, la deviazione di Ciulla e la palla che si insacca. Finisce così 9-3 per il Deportivo L'Acquarume, troppo forte per l'atteggia Dortmund di oggi.